Dottor Augusto Kosulic, che è amministratore delegato della Fratelli Kosulic. Ho detto prima, quando ci siamo incontrati, basterebbe il nome senza fare troppe precisazioni. Senta, dottor Kosulic, intanto, il momento attuale dell'import italiano delle merci, dei contenitori, come sta andando? Ma diciamo che siamo in una fase di ripresa, sicuramente l'export ha ripreso molto. Diciamo che sono ottimista abbastanza, ci sono mercati sicuramente in esplosione, tipo per esempio l'Iran, e quindi ci stiamo dietro, dai. Senta, appunto, le volevo fare questa domanda dell'Iran. Voi siete stati capi storici per i traffici con l'Iran, stanno andando benino, è ripreso da poco tempo, ma c'è mica delle difficoltà ora? Ci sono difficoltà ovviamente bancarie, perché chiaramente prima che si sblocchino in maniera definitiva le sanzioni, che poi sono solamente sanzioni americane, per cui ci sono molti contratti in Italia che sono ancora fermi in attesa di aperture di rete di credito e così via, però diciamo che siamo ottimisti per il futuro. Senta, dottor Kosulic, non passa giorno che non si dia una notizia sul nostro giornale che si costruiscono navi da 18.000, 19, 20, 21 e qualche cosina in più. Anche 22. E il gigantismo avanza, avanzano anche le acquisizioni, tutti quanti comprano altre società, gli agenti marittimi sono quasi spariti, noi siamo praticamente delle mosche bianche ormai rimaste, speriamo di sopravvivere anche noi. Sì, ma i porti ce la fanno a sopportare queste mega unità? Ma direi di sì, insomma, il porto di Vado Ligure, che adesso sarà pronto a fine dell'anno prossimo, avrà la possibilità, il VTE anche, per cui secondo anche me la... bisogna sicuramente migliorare le infrastrutture, bisogna migliorare il trasporto verso il nord Europa, ma insomma c'è molto da fare, ma io sono anche su questo punto sono ottimista che riusciremo a farcela. Concludiamo con una convention di stamani della Sei Mari, dove si parla anche di dogane. Per le dogane pare che ci sia un momento ormai di rilancio. Beh, la Sei Mari è leader in questo settore, per cui sostanzialmente sono sicuro che loro potranno risolvere parte di questi problemi e offrire un ottimo servizio a tutti i nostri clienti.